Buonasera a tutti e benvenuti a San Giacomo Spazio d'Arte. Le musiche che stavamo ascoltando in questi minuti sono del maestro Paolo Pandolfo, uno degli autori dell'opera musicale che sentiremo e vedremo questa sera. Siamo in un antico oratorio, l'oratorio di San Giacomo d'Albignasego, la cui storia è iniziata già nel XIV secolo. Poi ovviamente l'edificio è stato sconsacrato, ma poi, diversamente da molti altri edifici storici e religiosi, è stato recuperato ed è diventato oggi, dopo un accurato restauro, sede di Skill Media. È un luogo dove, grazie anche alla straordinaria acustica, si organizzano eventi musicali, ma anche eventi culturali e artistici. Memorie dall'Eterno è il titolo dell'opera musicale di Giovanni Ponchio e Paolo Pandolfo, ambientata nella Divina Commedia, che sarà eseguita in prima assoluta questa sera. L'opera, attraverso i racconti e le descrizioni, le memorie appunto di personaggi danteschi, ricostruisce una specie di viaggio attraverso la malevolenza di Dante contro Padova. A guidarci e accompagnarci in questo percorso straordinario all'interno della Divina Commedia, Giovanni Ponchio, questa sera anche nel ruolo di narratore. Nessuno meglio di lui ci aiuterà a capire anche il contesto storico e culturale che spinse Dante a comporre quei canti. A lui lascio volentieri la parola, non prima però di chiedervi qualche piccola attenzione, ovviamente di aver silenziato i vostri telefonini e di applaudire solo alla fine della serata e non dopo ogni singolo brano. Per gli ascoltatori, per gli spettatori che ci seguono in streaming, il libretto e lo spartito sono nel sito internet di San Giacomo Spazio d'Arte, da lì li potete scaricare e seguire con noi la serata. Grazie, io chiamo qua vicino a me Giovanni Ponchio e diamo inizio all'opera. Grazie e buona serata. Dante, prima della commedia, scrisse Il Convivio, un'opera nella quale la prosa spiega il significato della poesia. La poesia rappresenta in questo convivio, in questo pranzo, il piatto prelibato, mentre la prosa è la spiegazione che lo accompagna. Questa sera noi ci muoviamo esattamente nella stessa direzione. Lo facciamo mediante il lavoro magistrale di Paolo Pandolfo, che ha dato una veste musicale ai versi di Dante, e attraverso la prosa, le parole con le quali questi versi vengono collocati e storicamente interpretati. Intanto cominciamo dal titolo. Perché memorie dall'Eterno? Per almeno tre ragioni. La prima, perché tutta la commedia è la memoria di un viaggio nell'oltretomba cristiano di cui Alighieri è ad un tempo protagonista e narratore, attore e autore. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era sbarrita. In realtà si tratta di un sogno che il poeta ha fatto, come indicano le parole con le quali egli spiega in quale maniera sia finito nella oscura selva. Io non so ben ridir com'i ventrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Il sonno, sogno, è la condizione biblica nella quale il divino si rivela all'umano. Pensiamo ai sogni di Abramo, di Giuseppe, dei tanti profeti che popolano la Bibbia. Dante è dunque il poeta profeta al quale Dio rivela l'Eterno e al quale chiede di fare memoria di quanto ha visto e sperimentato. La seconda ragione è che la commedia rappresenta la sintesi della cultura medievale, una sorta di enciclopedia in versi, in cui sono condensate le conoscenze del tempo, dalla geografia alla storia, dalla filosofia alla teologia, dalla politica alla morale, ossia le memorie di un'epoca, quelle memorie che dovevano essere comunicate a tutti e tramandate ai posteri. Il terzo motivo è che nella commedia il poeta raccoglie le memorie personali
è il frutto delle esperienze della propria vita, ma anche il condensato di quanto ha saputo indirettamente da altri. Si tratta di persone, di fatti, di eventi che vengono ricordati attraverso un giudizio positivo o negativo, come sempre avviene. Solo che tale valutazione non è quella di un semplice uomo, non è il risultato di un giudizio umano, per quanto acuto possa essere. Le memorie di Dante sono proiettate nell'eterno. Dall'eterno derivano e perciò rappresentano una sorta di giudizio universale anticipato. In questa memoria collettiva, personale, umana e divina, la città di Padova sembra non avere molta rilevanza. Ben altre sono le città con le quali Alighieri polemizza, altri i cittadini che maledice, altri le classi politiche alle quali predice una sorte infausta. Pensiamo a Firenze, a Pisa, a Lucca, alle città della Romagna, Genova, Roma. Dante sceglie nell'inferno e nel purgatorio invece una condotta diversa verso Padova, quella della insinuazione malevola, della perfida allusione giocata sui simboli della tradizione cittadina, che sono due, Antenore e Gerione, trasformati, Antenore, in un ignobile traditore e Gerione nel mostro della fraudolenza. Solo nel paradiso, lo sentiremo, la contrapposizione diventa scontro politico esplicito nelle parole di Cunizza da Romano, sorella di Ezzelino III, che i padovani ad anni di distanza continuano a ricordare per la sua tirannide. Ma il tocco più magistrale della malevolenza dantesca giunge proprio nella terza cantica. Antonio da Padova è uno dei santi più conosciuti e amati. Canonizzato a furor di popolo solo 10 mesi dopo la sua morte, il record assoluto, ecco, di canonizzazione, in suo onore la città ha edificato una straordinaria basilica. Ma di lui Dante non scrive nulla. Nel Paradiso vi è l'esaltazione di Francesco di Assisi e del primo movimento francescano, ma non un cenno viene fatto ad Antonio, che tutti considerano il più illustre continuatore dell'opera di Francesco. Insomma, mentre vengono nominati fraticelli del tutto sconosciuti, Antonio sparisce dalla schiera dei santi. Questa plateale omissione, questo assordante silenzio è l'ultimo frutto avvelenato, evidentemente, della malevolenza nei confronti della cultura e della politica padovana da parte di Dante. E veniamo allora al primo quadro, al primo personaggio, a Gerione. Siamo al centro dell'inferno, esattamente nel 17° canto, che su 34 è il centro. Gerione è un mostro anomalo nella categoria dei mostri, un mostro che non vola, come spesso viene rappresentato, non vola, ma nuota nell'aria, galleggia nell'aria, portando sulle sue spallacce, come dice Dante, consente a Dante e Virgilio di superare il precipizio che separa il luogo nel quale sono dannati i violenti per atterrare a Malevolge, dove soffrono in eterno i fraudolenti di ogni risma e condizione. A conclusione del canto 16, i due poeti sono protagonisti di un misterioso episodio. Per l'aria scura e densa vedono salire dal fondo una figura che provoca stupore e timore. Galleggia nell'aria e si muove come se nuotasse, simile nei suoi movimenti ad un marinaio che riemerge dal mare dopo aver sciolto l'ancora impigliata. Il lungo indugio narrativo, costituito dal rallentamento ritmico, dal clima di attesa creato da Virgilio, è Virgilio che infatti presenta il mostro, e dal lento salire della figura misteriosa, scoppia improvvisamente nel fortissimo con cui comincia il 17. Ecco la fiera con la coda aguzza che passa i monti e rompe i muri e l'armi, ecco colei che tutto il mondo appuzza. La marcia trionfale della fraudolenza si concentra in questa terzina di grande potenza espressiva.
La fiera è una rivelazione straordinaria, un mostro che, dotato di una coda aguzza, possiede una forza inarrestabile, come abbiamo sentito, tanto da frantumare qualsiasi difesa naturale e artificiale. La sua presenza si accompagna, peraltro, ad un insopportabile fetore che ammorba la terra. I versi che seguono sono divisi dal punto di vista rappresentativo e logico in due gruppi. Nel primo, Dante raffigura l'uomo serpente. La fraudolenza si presenta con la faccia di un uomo onesto, la cui piacevolezza e benevolenza induce chi lo incontra ad un giudizio positivo nei suoi confronti. Ma in realtà il resto del corpo è quello di un serpente, il cui veleno non viene iniettato dalla lingua, ma bensì dalla coda biforcuta. La terzina successiva esprime un altro concetto, lo sentiremo poi cantare, quello relativo ai mezzi di cui la fraudolenza si serve per raggiungere i suoi fini, la violenza e il raggiro. Ne sono immagine per la violenza le due branche pilose in sin lascelle e per il raggiro i nodi e le rotelle che costellano il dosso, il petto e ambedue le coste del mostro, come dice Dante. Ma da dove viene questo mostro, tanto diverso dagli altri che popolano l'inferno? Serione, se voi andate a vedere tutte le note dell'inferno, secondo tutti gli studiosi appartiene al mito greco di Ercole. Viene rappresentato, per esempio, nei vasi greci del VI secolo a.C., V secolo a.C., come un essere orripilante, dotato di 3 teste, 3 busti e quindi 6 braccia e 6 gambe. Abita in un'isola lontana dove pascola una mandria di straordinaria bellezza. Ercole arriva lì, lo fa fuori lui, il mandriano, il suo cane, e porta via naturalmente la bellissima mandria di Giovenche. E come risulta evidente, la leggenda greca di Gerione non ha niente a che fare con il mostro dantesco della fraudolenza. Non ci sono 3 teste, non ci sono 6 braccia. Se invece di guardare lontano al mito greco, si segue le indicazioni di Dante e si colloca il mostro nell'ambiente padovano che occupa il cuore del canto 17, perché nel canto 17, prima e dopo Gerione, c'è l'incontro con Reginaldo Scrovegni, usuraio padovano, l'unico usuraio con cui Dante parla. Bene, se si allora immerge questa figura all'interno dell'ambiente padovano, che cosa otteniamo? Otteniamo che probabilmente abbiamo una spiegazione più convincente, perché Dante non sapeva il greco, ma sapeva il latino e soprattutto aveva letto Svetonio. Svetonio, nella Vita dei Cesari, al secondo libro, scrive: Tiberio, mentre stava recandosi verso i territori dell'Illirico, giunse vicino a Padova per consultare l'oracolo di Gerione. Qui, scegliendo le sorti, fu invitato a gettare dadi d'oro nella fonte di Apono per averne il responso. Capitò così che i dadi cadessero, mettendo in evidenza il numero più alto. E ancora oggi quei dadi si possono vedere in fondo sotto l'acqua. Ecco, tenete conto che Svetonio ha scritto 70 anni dopo, quindi nessuno aveva portato via ancora i dadi d'oro che stavano appunto nella fonte di Apono. Lo storico latino ricorda l'oracolo di Gerione e ne associa la presenza al dio Aponus, che è il nome latinizzato di una divinità d'origine veneta. Sopravvissuta alla romanizzazione del territorio, rappresenta il nome benefico dell'acqua termale, delle acque patavine, che donano salute ai fedeli. Gerione è in realtà il termine greco che traduce la parola latina oraculum. Oraculum deriva da os oris, che vuol dire bocca, è oracolo, è la bocca del Dio, e colui attraverso cui il Dio, il nume, parla. E in greco, gerion, vuol dire colui che parla. Quindi vedete che c'è una sovrapposizione assoluta fra oracolo e gerione. E l'oracolo chi è? È in realtà colui che interpreta i suoni e i sibili che si sprigionano dal sottosuolo assieme all'acqua termale. Quella era la voce del Dio, ma il problema è interpretare la voce del Dio, dare senso umano alla voce del Dio. E qui abbiamo l'oracolo. Poi, come avviene sovente nella storia della lingua, per un meccanismo che viene chiamato della metonimia,
Gerione, l'oracolo di Apollon, se ne prende il posto, diventando nel medesimo tempo la divinità che dona salute e la voce misteriosa in grado di predire il futuro ai suoi devoti. Se Gerione è una divinità benigna, dona salute, perché Dante lo trasforma nel mostro della fraudolenza? Perché ha costruito un essere diabolico che ricorda l'ambiente termale? Pensate, vapore che sale dal basso, vapore che puzza, vapore che galleggia nell'aria. Qual è il motivo? Lo fa Dante per attaccare e accusare in maniera velenosa la cultura padovana del 300. E qui veniamo all'interpretazione che io do a questo tema. Gli intellettuali della città hanno sviluppato da qualche tempo un diverso approccio ai testi latini. L'interpretazione medievale, basata sul senso allegorico delle scritture, considera i miti pagani come delle belle favole dentro alle quali è nascosto un messaggio divino. Ora invece a Padova i testi antichi vengono studiati secondo una nuova interpretazione storica e filologica, che potremmo dire di tipo umanistico, alla poesia intesa come una divina rivelazione di cui gli autori pagani non sono consapevoli. I padovani oppongono l'idea che la sapienza degli antichi ha un valore in sé per sé. Alla fondazione della città sulle reliquie dei martiri cristiani preferiscono il recupero degli eroi del mito classico come Antenore, il fondatore della città. Come se questo non bastasse, all'università insegna il medico, astrologo, filosofo Pietro D'Abano. La sua teoria sulla natura è contraria alla dottrina aristotelica fondata sul sillogismo. Si avvale della ricerca sperimentale o delle testimonianze di coloro che si sono spinti lontano, oltre le terre conosciute, nel lontano Oriente, come per esempio il mercante Marco Polo, di cui Pietro parla. A tanto spinge, secondo Dante, l'avidità, la lupa, la brama di possesso da sconvolgere il vero sapere che conduce alla fede. Per questi motivi, Alighieri muta la natura della divinità padovana che dona salute e predice il futuro in un mostro che inganna e avvelena, perché è la cultura padovana ad ingannare, esalta i contenuti pagani dei testi antichi e si presenta come la nuova ideologia del mercante usuraio, senza patria e senza Dio. La polemica con la nuova cultura padovana è tanto più profonda se si considera il posto che Gerione occupa al centro dell'inferno, tra Lucifero, che sta sul fondo, al 34, il padre di ogni male, e all'entrata, nel primo canto, la lupa, cioè lo spirito del mondo, lo spirito del male, il male che devasta la storia degli uomini e la vita di Dante. Gerione è il verbo di Lucifero, che si manifesta mediante la menzogna, quasi il rovesciamento delle parole con cui l'evangelista Giovanni inizia il Vangelo. In principio era il verbo, cioè la parola, la verità, diventa in principio era l'inganno. Sovrapponendo, anzi, l'inizio del canto 17 che vi ho appena letto, con le parole con le quali Giovanni Battista rivela al mondo che Gesù è il Cristo, otteniamo questo effetto. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. E Virgilio dice, ve l'ho appena detto, ecco la fiera con la coda aguzza, ecco colei che tutto il mondo appuzza. Il Gerione padovano, dunque, al centro dell'inferno è l'incarnazione della seconda persona della Trinità del male. Si tratta di uno dei grandi temi della riflessione teologica che il poeta non sviluppa sul piano argomentativo, ma illustra attraverso l'organizzazione della struttura dell'inferno e la costruzione dell'anticristo che porta il nome di Gerione padovano.
faccia sua, la faccia sua, la faccia è la faccia d'uomo giusto. Tanto benigna, tanto benigna, aveva di fuor la pelle. Cambiamo ora completamente ambiente e passiamo al Purgatorio. Dante e Virgilio si trovano ai piedi del Monte del Purgatorio, nell'antipurgatorio, cioè nella zona nella quale attendono coloro che tardarono a pentirsi dei loro peccati. Devono aspettare a salire al monte tanto tempo quanto rimasero lontani dalla grazia di Dio. Le anime che si trovano in quel luogo procedono insieme chiedendo perdono per le loro colpe.
seppure lontane, si accorgono che Dante è vivo perché il sole ne proietta l'ombra sul terreno. Perciò accorrono intorno ai due poeti per curiosità, ma soprattutto per essere riconosciute e ricordate sulla terra. Infatti, le preghiere dei vivi in loro favore possono accorciare il tempo di permanenza in purgatorio. Tra le anime che li circondano vi sono quelle di Jacopo del Cassero, Buonconte di Montefeltro e Pia de' Tolomei. Ognuna di esse racconta la propria morte violenta, come se conservasse nella pupilla in eterno quella scena cruenta. In tal maniera la loro narrazione fa emergere la verità sulla loro fine e nel contempo rivela il senso della loro vita. Vita che le circostanze misteriose della loro morte hanno sepolto sotto una coperta di chiacchiere, di opinioni, di insinuazioni. Di fronte all'eternità, verità e giustizia vengono finalmente stabilite attraverso una sequenza di precise responsabilità. Jacopo del Cassero, originario di Fano, è un politico di professione, esperto di diritto, ottimo organizzatore, valente condottiero, era stato podestà di Bologna. La magistratura podestarile veniva affidata ad uno straniero perché si pensava che la sua azione sarebbe stata al di sopra delle lotte tra i partiti che insanguinavano le città italiane. Jacopo aveva svolto il suo compito in maniera esemplare, difendendo i territori di Bologna dalle aggressioni del signore di Ferrara, Azzo d'Este. Quando il suo mandato finì, non era possibile prorogarlo infatti dopo il secondo anno, fu chiamato a ricoprire la stessa carica a Milano. Per prendere possesso del nuovo incarico, Jacopo si trovò però di fronte ad un dilemma: dirigersi direttamente a Milano attraverso i territori delle stense e quindi rischiare la vita, oppure aggirarli arrivando al mare e risalendo l'Adriatico sino alle foci del Brenta. Scelse la seconda strada, più lunga ma più sicura. Sapeva che una volta giunto in territorio padovano sarebbe stato in salvo. Il comune di Padova, infatti, in quel frangente storico era in conflitto con Azzo d'Este. Ma li profondi fori, ond' uscì il sangue in sul quale io sedea, fattimi fuoro in grembo agli antenori. Jacopo fu dunque vittima di un tradimento. I padovani, di fatto, lo lasciarono agli sgherri di Azzo, che lo sgozzarono nella palude di Oriago. Le parole usate dal poeta per indicare il tradimento sono «in grembo agli antenori». Straordinaria immagine che evoca il grembo materno come luogo in cui invece della vita viene data la morte. Mentre i padovani sono definiti antenori, ossia i discendenti di Antenore. Nell'inferno, sul fondo dell'imbuto del male, Antenora è il luogo dove sono confitti nel ghiaccio eterno i traditori della patria. Quindi gli Antenori sono i padovani traditori. Nel 1274, durante i lavori di scavo per la costruzione di una casa di Dio nel quartiere San Biagio, venne alla luce un'antica tomba. Dentro una cassa di legno vi era una cassa di piombo e dentro questa lo scheletro di un antico guerriero con il suo corredo di armi. L'incarico di definire l'identità del defunto venne affidata dal comune al più celebre giureconsulto della città, Lovato de Lovati. Costui, dopo un'attenta ricognizione della tomba, dello scheletro, stabilì che si trattava di Antenore, il mitico fondatore di Padova. L'eccezionale ritrovamento spinse il comune a decretare la solenne sepoltura dell'eroe in un'arca collocata vicino all'allora chiesa di San Lorenzo, che ora non c'è più. Così, tra due ali festanti di folla, Padova celebrò con una solenne cerimonia il suo fondatore, portandone le reliquie dove ancora oggi si trovano e dove il Lovato chiese di poter avere sepoltura. È la piccola tomba che è vicino all'arca di Antenore. Nessuno però avrebbe identificato in quell'ignoto guerriero, che poi risultò essere dell'alto medioevo, Antenore, se il suo mito non fosse già diffuso a Padova. Il mito di Antenore era stato rimesso in auge proprio da quegli intellettuali che a Padova imitavano e interpretavano gli antichi latini,
attraverso una lettura storico-filologica dei loro scritti. Erano per la maggior parte notai, approdati all'arte del latino per motivi professionali. Tra di loro due nomi spiccano, Lovato de Lovati e Albertino Mussato. Del primo abbiamo già detto, il secondo fu l'ideologo dei Guelfi padovani. La figura di Antenore rispondeva ad una esigenza precisa, quella di fondare sulla tradizione degli antichi la superiorità di Padova sul contado e sulle altre città del Veneto. Da dove derivava a Padova il potere di imporre le tasse, di amministrare la giustizia, di arruolare le milizie del suo esercito? Non dall'imperatore, che i padovani detestavano, non dal Papa, che sulla città non esercitava alcuna funzione temporale. Da quale dio derivava il loro potere? Derivava dalla nobile origine della città, fondata da un eroe troiano come Roma. Padova come Roma. Era questo il parallelo che gli intellettuali padovani derivavano dalla lettura delle storie di Tito Livio e dell'Eneide di Virgilio. Virgilio, che ricordo, è la guida di Dante. Ora Dante, prima nell'inferno e poi nel purgatorio, rovescia il mito fondativo di Padova. Antenore non è l'eroe saggio e coraggioso cantato da Virgilio, bensì un bieco traditore che, per aver salva la vita, ha venduto la sua patria ai nemici. Quindi, attenzione padovani, ad abbandonare i santi sulle cui reliquie è stata eretta Padova cristiana, San Prosdocimo e Santa Giustina, perché il vostro antico fondatore è un marcio traditore come tutti coloro che a lui si rifanno. Buonconte di Montefeltro è il secondo personaggio che rivela la sua identità. Fu con Dante cavaliere nella battaglia di Campaldino, combattuta tra i Guelfi fiorentini e i Ghibellini di Arezzo nel 1289. Assieme a Dante fu schierato nel gruppo dei feditori a cavallo, che era la prima linea d'assalto. Dopo lo scontro cruento, il suo corpo non venne più ritrovato e il poeta ne chiede la ragione. L'anima allora racconta le circostanze della morte per dissanguamento, l'invocazione a Maria negli ultimi istanti della vita e la salvezza nella misericordia divina. Infine la vendetta del diavolo, che non potendo portarsi all'inferno la sua anima, scatena una terribile tempesta sul campo di battaglia finché la piena del fiume vicino non trascina nelle sue acque il cadavere. A Pia de Tolomei, la terza anima, sono riservati infine pochi versi di altissima poesia e si esprimono in maniera allusiva la causa della sua morte improvvisa e sconosciuta. Siena mi fe, disfecemi maremma, salsi colui che in anellata pria disponsando m'avea con la sua gemma. Nel suo occhio, dunque, è restata indelebile l'immagine della mano, quella mano che le aveva promesso amore eterno mediante la gemma nuziale, la spinge poi giù dagli spalti di Castelpietra. Tragica morte che conclude una infelice vita coniugale, un femminicidio consumato nel silenzio e coperto dall'omertà di chi parla di suicidio o di tragica fatalità. Una vicenda sulla quale a 3 anni di distanza solo Dante ha la forza di fare luce. Le tre anime che parlano con Dante sono morte di morte violenta e portano impressa nella retina l'ultima cruenta istantanea della loro tragica fine. Questa è la triste memoria che le accompagna. Eppure, a differenza delle anime dannate, non rimangono avvolte nella disperazione, ma riescono ad uscirne attraverso la rivelazione della verità, perché la verità è la condizione fondamentale per la liberazione. Liberazione dalle inclinazioni al peccato, ma prima di tutto da un passato che deve essere compreso e perdonato. Liberazione verso un futuro possibile nel paradiso, ove nella luce tutti saranno quello che Dio vuole che siano.
S'io fosse fuggito in ver la mira, quando fu sovraggiunto ad Oriaco, ancor sarei di là dove si spira. Forse a parode e le cannocce il braccio. Le mie vene forse
ti tracce e lo alto monte. Costor con bassa fronte. Thank you.
dopo la vicenda di Pia de Tolomei, altre due storie di donne. L'una, celeberrima, Francesca da Rimini, dal quinto dell'Inferno, l'altra, Cunizza da Romano, dal nono del Paradiso. Inferno, canto quinto. Dopo aver superato Minosse, il mostruoso giudice infernale, Dante giunge in uno spazio oscuro, attraversato da una spaventosa eterna bufera che trascina con sé gli spiriti dannati. Costoro, sbattuti, percossi, travolti dal vento mugghiante, ne accompagnano l'orribile rumore con pianti, lamenti, bestemmie. Sono i lussuriosi, che hanno rinunciato alla ragione per seguire la passione d'amore. Nella schiera larga e piena, il poeta individua una categoria particolare di peccatori che procedono in fila, come una lunga sequenza di gru. Tra di loro Virgilio nomina Didone, Achille e Tristano morti per amore, Cleopatra tratta alla guerra e al suicidio dall'amore di Antonio, Elena, protagonista e vittima di una passione che scatenò la guerra di Troia, Paride, ucciso in quella stessa guerra che il suo amore aveva provocato, Semiramide, ardente di libidine e assestata di sangue. Tra coloro che persero la vita e dannarono l'anima, Dante scorge due anime che vanno insieme e chiede di poter parlare loro. Inizia in tal modo, nel lungo cammino infernale, il primo incontro con una persona di cui, oltre al nome, si precisa il carattere e si delinea il profilo psicologico. La vicenda di Francesca da Rimini aveva colpito e fatto scalpore nell'Italia del 1285 e Dante, ventenne, ne era stato sicuramente colpito. Tuttavia, la vicenda dei due cognati, Paolo e Francesca, trucidati dal fratello e marito Gianciotto, non viene affrontata come un episodio di cronaca nera o scandalistica. Viene invece inserita in un quadro etico e culturale di cui esprime le ambivalenze e le contraddizioni. Francesca, invitata a parlare, rievoca la tragedia sua e di Paolo, attraverso le tre famose terzine che sono costruite per ricondurre la causa di quanto è accaduto alla forza irresistibile dell'amore. Questa giustificazione riproduce gli schemi della teoria d'amore che discende da una illustre tradizione, dagli antichi trattati e romanzi cortesi sino alla lirica provenzale italiana. Così, con grande perizia poetica, viene scandita la storia dei due amanti. L'amore di Paolo nacque dalla bellezza di Francesca, come l'amore portò lei, senza possibilità di scampo, a ricambiare Paolo in maniera talmente potente che ancora non l'abbandona. La morte fu la tragica conseguenza di questo amore che li portò entrambi alla perdizione. La gentilezza della donna, il rimpianto per la felicità perduta, il ricordo continuo di un passato che non passa, il dolore eterno dell'amore travolto sono gli elementi di un quadro psicologico e musicale che il poeta attraverso con un sentimento di pietà, pietà che non trova riscontri in altri episodi infernali. Pietà però non significa giustificazione del peccato, perché se fosse così, né Paolo né Francesca sarebbero all'inferno. La pietà che nel corso del canto affiora nell'animo di Dante nasce dalla consapevolezza della profonda affinità che esiste fra la fragilità di Francesca e la propria fragilità interiore. Sorge dalla coscienza che la storia di Francesca e di Paolo, che piange e non parla, sia quella di ogni donna e di ogni uomo che presumono di essere padroni delle proprie passioni e invece ne sono tragicamente travolti. Paradiso, canto nono. Il paradiso è un viaggio nella luce, dove sino alla fonte di ogni luce si arriva alla Trinità divina. Per giungere all'Empireo, che si trova al di là dello spazio e del tempo, il poeta deve attraversare i nove cieli che circondano la Terra con le diverse tonalità e intensità luminose. In ogni cielo, per concessione divina, il poeta profeta incontra i beati che sono stati nella loro vita influenzati da quel cielo e dalla sua stella. Dante incontra nel cielo di Venere Cunizza da Romano.
La donna dunque rappresenta per il poeta l'espressione più alta degli spiriti amanti, di quanti hanno trasformato la passione terrena nell'amore di Dio. Se Francesca è travolta dalla bufera infernale a motivo della passione che l'ha spinta alla perdizione, Cunizza rifulge nella luce divina perché, al contrario, ha saputo trasfigurare la sua vita, la sua esperienza erotica, in una esperienza mistica. Cunizza, in realtà, è sorella minore di Ezzelino III da Romano, signore della Marca Trevigiana, uomo d'armi colto e feroce, che Alighieri ha intravisto nell'inferno immerso nel sangue bollente di Flegetonte. Andò sposa 3 volte e altrettante volte rimase vedova a causa della politica del fratello, che faceva e disfaceva alleanze e uccideva anche i mariti, naturalmente, della propria sorella, secondo le convenienze naturalmente politiche del momento. Comunque allietò la sua vita sentimentale anche con alcuni amanti che Ezzelino si premurò di mettere in fuga o di uccidere. La morte del potente fratello e la rovina familiare la costrinsero negli ultimi anni di vita a trovare rifugio presso i parenti fiorentini. A quell'epoca Dante era poco più di un bambino ed è molto improbabile che l'abbia conosciuta. Forse aveva sentito parlare di questa vecchia dama che si era convertita alle pratiche di pietà dopo un'esistenza piuttosto dissoluta. Certo, risulta difficile capire perché il poeta abbia scelto proprio lei per esprimere la beatitudine d'amore in Dio. Sarebbe l'anti-Francesca in qualche modo. La stessa Cunizza, nel presentare la sua storia, afferma che per la gente comune è abbastanza difficile e arduo capire come sia finita in paradiso. Il vero motivo, in realtà, è di natura ideologica e politica. Lo si comprende subito quando la Beata dichiara che lei ed Ezzelino sono nati dalla stessa radice. Un'affermazione ovvia, ma che negli anni in cui Alighieri sta scrivendo la Cantica viene messa in discussione a Padova dalla tragedia di Albertino Mussato. Ne abbiamo parlato prima. Costui è il leader dei Guelfi padovani, nemico giurato del grande protettore di Dante, Can Grande della Scala, a cui tra l'altro è dedicato il Paradiso. Ha appena scritto, Albertino, eletto in pubblico la tragedia De Ecerinis, una violenta invettiva contro Ezzelino, che sarebbe stato concepito dall'unione carnale di sua madre con Satana stesso. Per questa opera, in latino, Albertino viene portato in trionfo e incoronato poeta dal vescovo di Padova. Tenete conto che Dante mai è stato incoronato poeta, ed era la cosa a cui lui aspirava di più. Il comune, dal canto suo, decide che ogni anno a spese pubbliche sarà rappresentata la tragedia come atto politico di contrapposizione al vicario imperiale Can Grande della Scala. Il veronese, infatti, vuole sottomettere Padova come Ezzelino l'aveva crudelmente dominata, e il nuovo vicario, come il suo predecessore, sa infatti che per impossessarsi della marca occorre avere in pugno Padova e non fa mancare i tentativi per riuscirci. Cunizza, d'altronde, può vedere il futuro mediante la schiera angelica dei troni, lo sentiremo cantare, direttamente nella mente di Dio. Per questo profetizza le sventure che affliggeranno le città della Marca, Padova, Treviso e Feltre. Soprattutto Padova subirà una sanguinosa sconfitta sul Bacchiglione. Colpa della città guelfa è di non volersi sottomettere al vicario imperiale, al volere del Signore di Verona. In conclusione, la vera ragione per la quale Dante ha creato la figura di questo spirito amante è del tutto politica. Cunizza è un'invenzione strumentale per rivalutare Ezzelino e la sua azione antiguelfa, ed è un mezzo polemico contro Padova che continua ad essere sul piano ideologico e militare la principale antagonista dello scaligero protettore di Dante. Per concludere, al di là delle vicende personali e degli esiti opposti ai quali la vita le ha condotte, vi è un piano comune su cui si collocano le due donne, Francesca e Cunizza. Sono vittime delle loro famiglie, assetate di potere. Sono state maritate a forza per sancire, attraverso la loro unione con uomini violenti, un'alleanza militare, un patto politico, un compromesso di pace. Strumenti del potere altrui,
Francesca e Cunizza non hanno potuto avere una vita propria se non sottraendosi alle rigide regole della corte. Non hanno potuto essere se stesse se non inseguendo una vita sentimentale diversa dall'esistenza convenzionale a cui erano state costrette. A questa stridente contraddizione tra nobiltà sociale e miseria esistenziale sono state sospese le loro vite. Concluse però queste vite, per Francesca all'inferno, per Cunizza in paradiso. E questo Dio solo lo sa, e forse solo Dante lo sa. Thank you.
cuore di ogni popolo. Adesso prende la parola il compositore, ci sono 45 minuti di discorso, quindi no, dicevo, sembra impossibile che dopo tutto questo sangue si possa anche ridere, ma si può. No, volevo ringraziare veramente tutti, specialmente i musicisti. Ovviamente non avrei potuto fare nulla se non ci fosse stata la mia guida spirituale, il mio Virgilio, che è il professor Ponchio, ovviamente, e quindi lo ringrazio. Noi sappiamo, specialmente voi sapete che avete fatto gli ultimi due mesi, sabato, domenica, vi trovavate, eccetera, quindi è stato un lavoro durissimo. Io vi ho dato un po' in ritardo il materiale, ma comunque poi ce l'abbiamo fatta, mi sembra molto bene. E, che dire poi, vi ringrazio molto a Sally, che ha una natura incredibile in tutti i registri della voce del soprano, Eugenia. Ci siamo conosciuti alle prove praticamente, io ho fatto un po' alla cieca un pezzettone per contralto, però mi avevano descritto la tua vocalità, spero di avere intuito bene. E poi il nostro tenore Mattia, che ha avuto il coraggio di abbandonare una vita da ingegnere per diventare cantante. Poi Maurizio, che è un mito assoluto, direi, non so, il motore della lirica delle terme. Quindi è vero, cioè. Perché stare sulla sua scia vuol dire sempre avere cose nuove da fare, idee nuove, cioè, quindi una persona importantissima. Poi abbiamo una lunga storia, no, assolutamente no, ci conosciamo da pochissimo. È la prima volta che lavoriamo assieme con Cristiano, ci siamo conosciuti. Beh, mi chiamo Paolo, quindi sono abituato a essere folgorato sulle vie di Damasco, quindi un anno fa circa siamo andati a un concerto e Daniela, mia moglie, ha detto: che bravo quel pianista, dico sì, sarà il mio pianista, infatti abbiamo fatto qualcosa assieme. Quindi io, a nome di tutti i compositori che non hanno potuto ringraziarvi perché erano defunti, io vi ringrazio perché avete fatto onore alla mia musica, speriamo di lavorare ancora assieme. Grazie. Andiamo così, grazie a tutti.